Ehi, ben ritrovati all'Andrelink 91 e bentornati su Pokémon Scudo, le terre innevate della corona. Siamo nel DLC Pokémon, nel secondo DLC, e stiamo andando al letto del gigante, nelle terre innevate, appunto, per trovare Caposquadra, parlare con lui e vedere se sa qualcosa di un certo destriero leggendario, che era solito cavalcare con Calyrex, di cui però tutti quanti si sono dimenticati. Quindi, il letto del gigante però è anche un posto dove effettivamente dovrebbe esserci un Pokémon leggendario. Quindi direi di un attimino vedere qui se c'è qualcosa di rilevante, no? E possiamo proseguire poi. Attenzione, altre impronte. Devo cercare anche queste impronte per conto di Sonia. Sì. Devo cercare purtroppo queste strane impronte. E devo stare attento perché se ne trovo abbastanza poi posso appunto andare a parlare con Sonia e vedere che cosa mi dice. Quindi devo tenere gli occhi bene aperti. Male che va, ci posso sempre ritornare. Dunque, direi allora che prendiamo questa strada qui perché mi sembra quella più battuta dal Pokémon. Però ragazzi, ogni impronta è un 2%, il che è davvero poco, a mio avviso. Ecco qua. Senti, ci sta sto Bomasnow che mi dà fastidio. Affrontiamolo. Ok, sembra che non ci sia altro. Sembra che abbia seguito un percorso piuttosto particolare. Allora, vediamo un po'. Letto del gigante, landa corona. Intanto continuo un attimino a controllare, anche se non penso che qui ci siano impronte, eh. Attenzione però. Il letto del gigante è questo, raga. E ci siamo. Sì. Aspetta, qui c'è una Pokéball che voglio vedere cosa contiene. Pozione Max, va bene. Utile. Questo è un albero di bacche, non che mi interessino ora. Però attenzione, oh. Ragazzi, questa è una delle porte di nostro interesse. Pronto, mi senti? Sono io, Peony, come va? Hai trovato delle rovine? Deve essere quello il posto di cui parlano. Lì dovrebbero esserci giganti leggendari. Come? L'accesso è sbarrato da una porta sulla quale c'è un enigma, dici? Insomma, potremmo chiamare questa spedizione le porte sigillate e i giganti leggendari! No. Che te ne pare? Bene, caposquadra, allora ti lascio continuare le ricerche. Ci sentiamo. Sì? Ci sentiamo proprio. DT70 Cannon Flash. Cannon Furashi. Dunque, qui non c'è altro. Mamma mia, ragazzi. Vediamo un po' se fare che già non sono capace di risvegliare il gigante d'acciaio. Beh, in teoria ci sarebbe questo tipo qui. Qui! Devo catturare un Bronzor? Oddio, che paura! Mi vuole attaccare. Via, via, scappo, scappo. No, ragazzi, sto cercando di capire se devo parlare con l'anziano del villaggio, con il capo villaggio, quello che è. Fermati tu. Qui che abbiamo un miracol seme. In teoria dovrebbe essere da ste parti qua, no? Visto che la vecchia mi ha detto che sta qua. Quanti Pokémon? Attenzione. Altre impronte, un po' troppe, a dire il vero. Ah, forse è qui? Ci sono queste rovine? Forte. Eccolo. Allora, mi guardo un attimino intorno prima di parlare con lui. Perché voglio sempre stare attento. Aspetta, ma questa? Vuoi leggere il piedistallo? Sì. La selvaggia creatura si prostrò davanti al re e ne divenne il destriero. La devozione della gente nei confronti del re si fece incrollabile. I nostri antenati eressero un tempio in onore del re attorno a un giovane albero sacro che cresceva sulla vetta di un monte. Al contempo gli donarono delle briglie per domare il destriero. Questa era la numero 2. Quindi già siamo proprio in mezzo alla storia. Sicuramente la numero 1 parla di Calyrex. Va bene, parliamo col signore qua.
Ormai è troppo tardi anche per questi campi. La terra è troppo sterile, difficile che crescano delle verdure. Temo che per le terre della Landa Corona ormai non ci sia più nulla da fare. Oh, come mai sei qui? È successo qualcosa? Come? Vuoi che ti racconti del figlio destriero del re dell'abbondanza? È una storia lunga. Forse è meglio se ci mettiamo comodi. Parliamone con calma a casa mia. Ti aspetto a Freesdale allora. A più tardi. Gli enigmi dovrebbero essere interessanti e stimolanti, quelli dei reggi. Come ad esempio, fai risuonare un suono capace di risvegliare il gigante. Sì, però mi viene in mente una campana. Bronzor è una campana. Ci siamo capiti, no? Vado ancora un attimino in giro in esplorazione per vedere se trovo altre impronte, che probabilmente sono sparse qui. Eccole, infatti, va. Guarda quante ce ne sono. Che qui e anche qui. Che poi non ho capito bene a cosa servono. Voglio una. Oh, c'è Dripilli. No, non è Drippy, era Dracapult. Cimitero antico. Oh. Senza biciatura, portiamo rispetto ai morti. Magari evitiamo battaglie Pokémon, per favore. Carmanella, chissà di chi era. Poverino. Ah no, questo sì, è lo secondo, il primo stadio evolutivo di Dripy. Qui c'è una Pokéball. Una Pokébambola era. Altre impronte qui non ne vedo. Vuoi leggere? Sì. 30 novembre. La vegetazione nei dintorni del villaggio germogliò e l'arido suolo si fece fertile e fecondo. Ovunque le sementi davano frutto. L'ospite venne onorato da tutti come un re. Già da tempo una selvaggia creatura si aggirava nella landa saccheggiando i raccolti. Il re, ormai nel pieno del suo vigore, parlò di improvviso la lingua degli umani e promise di porre un freno a queste devastazioni. Probabilmente sì, era il destriero che poi, di cui abbiamo letto nel piedistallo precedente. Ok, oh raga, oh che posto magnifico! Ho detto che non avrei esplorato troppo prima di andare avanti con la storia, però ragazzi, dai, non ce la faccio, guarda che paesaggio. Magmortar! Ma sul serio? Ciuffo di mentamite, attacco speciale, ok. Aspetta, mi sembrava di averle viste. Questa visuale non aiuta. Non so se sono proprio un numero predefinito da trovare. In questo caso 50. 50 impronte. Perché se fosse così, ragazzi, allora proprio. Uno si deve mettere a cercarle con la lente di ingrandimento perché è difficile a trovarle una volta che lei è esaurite tutte. 100%. Torna a Freesdale e fai rapporto a Sonia. In effetti dovrei tornare a Freesdale, così vediamo anche che ci dice il capovillaggio. Prima vado da Sonia, che sono più interessato a vedere cosa mi dice. Eccomi. Ho trovato tutte quante le impronte. Sì, vabbè, caverna è 0 e questo è 100%. Perfetto, quindi con tutto questo materiale potremmo identificare con certezza l'habitat del Pokémon. Sto facendo la scansione dei segni vitali. Habitat identificato. Si trova nel letto del gigante. Sì. Presto ti troverai faccia a faccia con un Pokémon leggendario. Cosa? Scusami? Ehi, ce la prendiamo comoda, eh? La testa della statua del re dell'abbondanza è diventata più grande. Come? Sarebbe questo il suo vero aspetto? Proprio come sul pullover del re dell'abbondanza. Ad ogni modo, parli come se l'avessi visto per davvero. Pensare che la statua è sempre stata danneggiata fin da quando ero bambino. Ah, sì, volevi che ti raccontassi le filo delle strele dell'abbondanza.
Non so perché ti interessa sapere di questa storia, ma vieni con me. Certo che mi interessa. Tutte le storie mi interessano. Tempo fa avevo letto in un libro che al destriero del re piaceva un certo ortaggio che cresceva nella landa della corona. Chissà cos'era. Ultimamente mi dimentico tutto. Se vuoi saperne di più ti consiglio di leggere i libri sullo scaffale. John Carbink. E questo è quanto, John Carbink, attenzione. Gli piacciono le carote, forse. Distribuzione geografica delle carote. Cresceranno carote algide. Carote oscure. I Pokémon tipo ghiaccio prediligono le prime, mentre quelli del tipo spettro le seconde. I destrieri sono ghiaccio o spettro, uno dei due. Praticamente del destriero si parla di un destriero di tipo spettro e un destriero di tipo ghiaccio. Ho letto tutti i libri proprio per scrupolo, per vedere se effettivamente triggerasse qualche scena. Magari non la triggerava, se non li leggevo tutti, o magari sì. Forse bastava parlare con il capo del villaggio. E ora andiamo da Kyrex, vediamo che ci dice. Devo trovare queste carote. Effettivamente solo Kyrex potrebbe far fiorire i frutti. Anche se quello lì coltivava le carote, quindi... Bah. Non lo so, vedremo poi. Coltivava i semi. Caro mio, io non ti capisco. Capo squadra, mi è sembrato che qualcuno mi chiamasse. Sei stato tu? E muore di nuovo. Giovane umano, hai scoperto qualcosa sul mio fido destriero? Sì, che gli piacciono le carote. Hai scoperto cosa piace al mio fido destriero? Magnifico! È passato ormai così tanto tempo da quando eravamo insieme che me ne ero dimenticato. Se avessimo questa cosa, forse potremmo attirarlo a noi. Di che si tratta dunque? Delle carote. Ma certo, le carote! In effetti, quando il mio fido destriero si trovava nelle vicinanze di campi coltivati con certi tipi di ortaggi, era un'impresa trattenerlo. Ora che mi ci fai pensare, quegli ortaggi erano carote. Giovane umano, come al solito hai fatto un ottimo lavoro. Se avessimo delle carote, potremmo attirare il mio fido destriero. Chissà se gli abitanti del villaggio coltivano ancora le carote. Se ne avessi anche un solo seme, potrei farlo germogliare io stesso. Ho capito. Io però quante cosa volevano questo? Ok, un po' di semi, 8 rocce max, ne ho 9, tieni. Perfetto, per fortuna non li ho spesi in altre cose. Non metterti a piantarli senza permesso. Stai buono. Sei buonetto. Toh, i semi. Ho trovati. Giovane umano, hai trovato le carote? Incredibile. Guardalo. In quel sacchetto misterioso ci sono dei semi di carota. Gli esseri umani progrediscono continuamente. E così le risorse di cui dispongono. Che cosa profondamente ammirevole. Tuttavia... I campi del villaggio non sono abbastanza fertili per coltivare carote. Se il suolo fosse fertile potrei far nascere le carote con i miei poteri. Nella mia landa ci sono due terreni adatti alla coltivazione di siffatti ortaggi. Uno è un campo ricoperto da uno spesso strato di neve di un bianco purissimo. Cimitero? Ho capito. L'altro si trova vicino alle pietre tombali che vegliano sui defunti. Potrei usare i miei poteri per portare a maturazione le carote in uno di questi campi. Scegliene uno e pianta i semi di carota. Va bene, lo farò. Peony, non è successo nulla. Vai tranquillo. Insomma, solita storia di prima, si è risvegliato in piedi, ha detto. Perfetto, sì, dobbiamo andare a piantare questi semi. Uno. Nonna! Come nonna? Ma... Guardala. Mi canti la canzone del Pokémon Destriero del Re? Va bene, ecco qua. Selvaggio e bianco come la neve, con la carota algida si saziava. Candido color glaciale e freddo ortaggio divorava. Selvaggio e nero come la notte, con la carota oscura si sfamava. Oscuro color spettrale, la tetra verdura trangugiava. Mi raccomando, fai anche tu come il Pokémon della canzone e mangia tanta verdura.
Sì! Ragazzi, io ve lo dico ora, lo prendo di tipo ghiaccio. Ma non per qualcosa, perché spettro mi pare troppo normale. Voglio dire, tutti lo prenderanno di tipo spettro, che poi tra l'altro io avrei anche spada. Però, dicevo, no, mi sa di troppo comune. Poi magari mi sbaglio. Vediamo un po' dove stanno ste pietre tombali, stanno lì sotto, bene. Ah no! Ah no, ragazzi, no! No, no, no! Non posso piantarle qui. Se le pianto qui, mi viene tipo spettro il destriero. Eh sì. Devo piantarle qua. Qua sulla neve. Eh sì, no, no. Per fortuna che ho avuto sto lampo, perché se non ci pensavo, le avrei piantate lì e mi sarebbe venuto tipo spettro. Sono sicurissimo che sarebbe andato a finire così. Meno male che ci ho pensato. Perché se no mi dava due posti? E poi un posto di ghiaccio e un posto vicino a degli spettri? Un po' troppo palese, no? Dai. Vediamo un po' questo piedistallo che mi dice. 21 aprile. In un lontano passato il re portò l'abbondanza in queste sterili terre innevate. È grazie a lui che l'altopiano Corona è divenuto come lo conosciamo ora. Fin tanto che il legame tra noi umani e il re non si spezzerà, confidiamo che questa terra resterà eternamente rigogliosa e fertile. Beh, più o meno. Piantiamo qui i semini. È uno dei terreni, vuoi piantare i semini qui? Sì. Perché li chiamo semini? Vedi questo, ti immagini, va in giro per tutta la landa in questa posizione. Vedo che hai scelto questo terreno. In questo campo nascerà una carota agida. I miei ricordi sono annebbiati dopo tutto questo tempo. Ma mi sembra di rammentare che il mio destriero di tipo ghiaccio se ne cibasse spesso. Te lo chiedo nuovamente, sei certo di voler piantare i semi di carota in questo campo? Vedete, ve l'ho appena detto. E due volte ce lo fa scegliere, per essere sicuri. Così sia, allora pianta qui i semi di carota. Magari c'è chi non ci arriva subito perché non è proprio una cosa immediata, ma siccome io ho 300 IQ, ci ho pensato, eh? Magari uno va a controllare anche dall'altra parte e capisce. Direi che hai fatto un ottimo lavoro. Ora tocca a me dare dimostrazione dei miei poteri. Prego. Io non mi pongo mai domande. Però, perché? Attenzione, crescono. Frush, 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 frush. Prop. Ah, che fatica. Di tutti i semi che hai piantato sono riuscito a farne germogliare solo uno. I miei poteri si sono indeboliti così tanto. Increscioso, veramente increscioso. Ma fra poco anche questo cruccio sarà un ricordo. Giovane umano, ora ti devo chiedere di usare tutte le tue forze per estrarre quella carota algida. Ma è un gelato, algida? Sì. 1, 2. Oppla. Bene. Un ortaggio molto apprezzato dal fedele destriero. Cresce in campi ricoperti di neve. Giovane umano, mi complimento per il tuo lavoro. Grazie a quella carota potremo richiamare il mio fido destriero. Se poi avessi anche le briglie del legame che amplificano i miei poteri, riuscirei a salirgli in groppa con facilità. Tuttavia, temo che nessun essere umano me le offrirà in dono. Ma è il mio fido destriero, Glastrier! Come risplende il suo candido manto, come galoppa selvaggio e impetuoso. Non è cambiato affatto da quando ci siamo conosciuti. Ah, che nostalgia. Devo aver fiutato l'odore della carota, ma non capisce dove si trova esattamente. A giudicare dalla direzione che ha preso, sembra che intenda andare al villaggio per fare razzia di carote. Se è così, giovane umano, Frisdale è in pericolo. Dobbiamo subito recarci là. Dici?
Va bene. Allora, mi fermo qui. Noi ci vediamo nel prossimo episodio, ovviamente domani, e andremo in città per vedere Glastrier che cosa ha intenzione di combinare. Vuole fare razzia di carote, ma noi lo fermeremo perché noi siamo gli eroi. E gli eroi non temono nulla, tranne i Pokémon imbizzarriti. Quindi, con questa bellissima visuale sulle piante, io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video. Vi ricordo in descrizione ovviamente Instagram e Discord. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!